Direttore Teodoro, un bel 3-0, una bella partita quest'oggi del Castelnuovo sulla Virtus Cupello, seconda vittoria in fila, ma anche seconda gara consecutiva con la porta inviolata, quindi la difesa anche oggi ha retto bene. Grande gioia, una grande partita dei ragazzi che hanno dimostrato di saper soffrire perché questa è una squadra molto ostica, perché l'avevo vista ribaltare il risultato da 3-1 a 4-3 contro Lovigliano Sulmona e quindi la temevo molto. E così è stato perché hanno tenuto fino al 3-0, dopodiché è venuta fuori la nostra forza, la nostra bravura, i ragazzi sono stati splendidi, sono veramente felice perché hanno reagito brillantemente dopo una sonora sconfitta interna che forse ci ha fatto anche bene, diciamo, quella con il Teramo. Ecco, 6 punti per il Castelnuovo vicino alle big del torneo. Questo è presto per dirlo perché siamo semplicemente alla terza partita, però è di buon auspicio, ci dà forza e coraggio. Lei sa benissimo che quando arrivano le vittorie aiutano e si crea un'inerzia che è sempre positiva e favorevole e questo ci dà l'energia di pensare di andare a giocare le partite così come nella mentalità del mister per vincerle. Era uno scontro diretto, probabilmente il Castelnuovo ha fatto meglio di voi nei primi 45 minuti, si può parlare di piccolo campanello d'allarme per voi? Sì, diciamo che il primo tempo più che altro è stato bravo a sbloccare la partita il Castelnuovo perché era una partita equilibrata. Noi purtroppo abbiamo mancato un paio di occasioni, poi loro sono stati bravi a sbloccarla e lì sono stati appunto bravi a concretizzare le loro occasioni. Noi siamo stati un po' imprecisi e soprattutto siamo stati un po' distratti in fase difensiva e non ce lo possiamo permettere proprio perché per quello che è il nostro obiettivo dobbiamo essere più concentrati. Ovviamente la vostra rincorsa alla salvezza continuerà ancora, però ecco, era uno scontro diretto importante quest'oggi. No, sicuramente, però diciamo, il campionato è lungo e sicuramente era una partita importante, però noi è evidente che dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare su diversi aspetti. La prestazione non è stata una prestazione negativa, però ci sono stati degli errori delle letture, degli errori di reparto e su questo bisogna lavorare, bisogna migliorare. Si può dire che i padroni di casa sono stati anche concreti e cinici nei momenti topici della gara. Sì, assolutamente, è quello che ha fatto la differenza. E quando diciamo, riesci a concretizzare le occasioni, porti a casa il risultato. Noi ne abbiamo avute tantissime, soprattutto situazioni diciamo, molto positive, che però non siamo stati bravi a concretizzare. Cioè, nell'ultimo passaggio, in fase di transizione, in fase di ripartenza, alcune clamorose, però purtroppo non siamo stati bravi e quindi da questo bisogna ripartire cercando appunto di cambiare l'esito.